Parliamo con Roberto Radici, il mister dell'Albino Gandino. Allora, mister, una sconfitta qua a Uffanengo. Avete iniziato bene l'incontro, equilibrato, poi la maggiore esperienza è venuta fuori dell'Uffanengo. Sì, più che esperienza, l'Uffanengo ha un potenziale d'attacco che, vabbè, cioè non sto a descriverlo, quindi non è tanto l'esperienza quanto proprio il livello che hanno. Io sono soddisfattissimo della partita che abbiamo fatto. Peccato appunto questi due episodi dove, cioè, nel senso che forse ci siamo dimenticati di avere contro una squadra come l'Uffanengo, che se ti comporti in maniera normale ti castiga, sa castigarti, ha dei giocatori che magari non vedono palla per mezz'ora e poi ti fanno gol. Quindi insomma la sua squadra ha giocato una buona gara, forse poteva anche usare qualcosa più in attacco, cosa non ha funzionato specialmente nel secondo tempo? No, io avevo in campo tutti gli attaccanti che ho a disposizione, quindi non è che ci siamo risparmiati o abbiamo difeso qualcosa, quindi io sono, ripeto, contento della prestazione dei miei, perché comunque ci abbiamo provato. Eravamo consapevoli di venire a giocare con una squadra che ambisce ad altri traguardi rispetto ai nostri. Vado via contento, con qualche rammarico sugli episodi dei gol e anche dell'espulsione, perché comunque, vabbè, non era il caso, però niente, comunque soddisfazione, diciamo, ecco. Questo inizio di campionato è soddisfatto anche dall'inizio del campionato della sua squadra, insomma ha fatto alcune vittorie in serie, in linea con i programmi, si aspettava qualcosa di diverso? Sì, in linea perfettamente con i nostri programmi, quindi abbiamo fatto nelle ultime tre partite un bel filotto di punti che ci stanno aiutando a perseguire i nostri obiettivi. E cerchiamo anche contro squadre come l'Uffanengo anche la prestazione, ecco, perché ripeto, sappiamo, abbiamo consapevolezza dei nostri difetti e pregi.